il viaggio di un equipaggio umano verso Marte è solo questione di tempo. Sul pianeta rosso ci andremo, anche se costerà tanto e la vita lassù sarà tutt'altro che affascinante. Giovanni Bignami, fisico e accademico dell'INCEI, ha spiegato punto per punto come e perché affronteremo la missione più attesa di inizio millennio. Una missione che produrrà un immenso avanzamento tecnologico e che darà respiro all'inesauribile voglia di esplorare dell'Homo sapiens. Che bello, sono qui a parlare di Marte sulla splendida terrazza del presidente dell'Accademia dei Lincei, con lo sfondo della villa dalla quale Galileo Galilei più di 400 anni fa mostrava per la prima volta i pianeti a tutti quelli che ci credevano e anche quelli che non ci credevano. Adesso andare su Marte ci crediamo, sapremo anche come farlo, la NASA senz'altro, l'ideale sarebbe una collaborazione mondiale un po' tipo quella che c'è stata dietro alla stazione spaziale. Si può andare con un periodo di un'orbita di raccordo tra Terra e Marte in circa 6 mesi, si può fare una missione Alpitour, si sta sulla superficie di Marte, fare una vacanzina per un mesetto, tira su 4 sassi, fai 2 foto, poi riparti, torni dietro, in un anno si può fare andata e ritorno. Questo se si ha un'astronave che va abbastanza veloce, io sostengo propulsione nucleare, probabilmente la prima non sarà a propulsione nucleare. Non parliamo neanche di fare una spedizione di sola andata, quelle lì sono STB, sono tutte balle, non si può immaginare di fare una spedizione condannando a morte della gente che ci va. Certo, per ritornare bisognerà pensare a come portare il carburante per il ritorno, mandarlo prima, eccetera. È una spedizione complicata. Per quanto invece riguarda la permanenza sul pianeta rosso, il futuro equipaggio in quale maniera si potrà insediare sulla superficie di Marte? Abbiamo visto dei prospetti che ci hanno mostrato delle cupole, delle serre, oppure è più probabile che si debba vivere nel sottosuolo su Marte? Ecco, più la seconda ipotesi che quella giusta, perché le cupole sono belle al cinema, ma in un posto dove c'è una pioggia di radiazioni terrificanti dal sole, com'è, perché l'atmosfera è molto più sottile della nostra, è meno di un centesimo della nostra, quindi io sono qua, me ne frego dei raggi cosmici, ho sopra 30 km d'aria. Su Marte non è così, quindi bisognerà vivere sottoterra come le marmotte, uscendo ogni tanto, prendendo delle dosi ben calcolate. C'è un vantaggio notevole che sono i tunnel di lava, su Marte ci sono molti vulcani, le colate di lava anche sull'Etna, sul Vesuvio fanno dei tunnel, si può cominciare a studiare qualcuno di quelli, no, non sarà molto divertente, ecco, non sarà molto divertente, poi bisognerà fare anche gli orti dentro dove far crescere le cose da mangiare, eccetera. Marte andrà difeso. Gli umani rappresentano infatti una fonte di contaminazione e anche lo stesso pianeta rosso può essere rischioso per gli equipaggi o per la Terra stessa se si riportano qui dei campioni di terreno. Penso che il corpo umano è nato, si è sviluppato attraverso un bel po' di anni per vivere sulla Terra con una gravità, un'atmosfera, un livello di radiazioni, campo magnetico, eccetera, terrestre. E non è che in poco tempo si cambia DNA con delle pinzette, no? Questo qui si vede nei film di fantascienza, la realtà è molto diversa. Sarà inevitabilmente necessario ricreare per un bel po' di tempo delle condizioni più simili possibili a quelle sulla Terra per permettere la sopravvivenza. A molto più lunga gittata si può immaginare di terraformare Marte, cioè di trasformare Marte facendogli crescere un'atmosfera, per esempio, in un pianeta simile alla Terra. Però ci vogliono da 100.000 o 1 milione di anni, quindi un progettino, diciamo, di lunga gittata. Molto importante è proteggere Marte dalla contaminazione che noi facciamo, anzi abbiamo già fatto. Abbiamo, pochi sanno che dal 1971 ad oggi le 21 missioni che sono atterrate su Marte hanno scaricato su Marte più di 10 tonnellate di ferraglia terrestre. Non tutta era sterile, soprattutto le prime missioni russe sicuramente, quindi quando andremo a grattare e trovare batteri parleranno russo, teniamolo presente. Dopodiché è chiaro che se riportiamo a terra dei sassi marziani, beh, ci potrebbe essere la possibilità di contaminazione del nostro pianeta con delle forme di vita marziana. Cominciamo a scoprirle le forme di vita marziane, che sarebbe una grande scoperta. Per ora non ci sono.
A livello mediatico hanno fatto molto discutere le foto a confronto dell'astronauta Scott Kelly e del gemello Mark rimasto sulla Terra. Il DNA dell'astronauta è cambiato, ha detto la NASA, ma succederebbe lo stesso su Marte? Ma no, quella lì è tutto roba della NASA che deve fare delle scene così. La differenza di 6 mesi è assolutamente trascurabile. Voglio dire, altrettanto tu mandi un gemello a lavorare in un acceleratore di particelle e prende una dose ancora maggiore di radiazione. Diciamo, sicuramente l'effetto delle radiazioni sul DNA umano e non solo umano, animale, è molto ben studiato e noto, voglio dire, c'è ancora moltissimo da capire, però non è una sorpresa, e le dosi di radiazioni che ci sono su Marte le possiamo calcolare, quindi possiamo calcolare l'esposizione alla quale un essere umano più o meno schermato può essere esposto prima di avere dei danni. Ci sono delle tabelle accuratissime che valgono per tutti quelli che lavorano con sostanze radioattive, no? Non c'è niente da inventare. La data che venne indicata da Barack Obama qualche anno fa per il primo viaggio umano su Marte è quella del 2030, ma secondo lei ad oggi abbiamo le condizioni tecnologiche legate alla conoscenza scientifica che ci permettono di rispettare questa data? Certamente sì, il problema è soltanto politico, cioè se politico vuol dire anche ovviamente di investimenti, no? 1 trilione la missione su Marte, una missione umana su Marte costa 1.000 miliardi, cioè 5 volte il costo della stazione spaziale. È tanto e poco, 1 trilione sembra una cifra da paperon de paperoni, 1.000 miliardi. Dopodiché tu pensi che spalmato su 20 anni, dopodiché tu pensi che ogni anno l'umanità spende 1,7 trilioni, 1.700 miliardi di dollari per fare armi, per bombardare i bambini in Siria. Ecco, allora un risparmio anche solo del 5-10% sugli armamenti potrebbe automaticamente finanziare la missione su Marte. A quel punto possiamo partire e sicuramente per il 2030 ce la faremo. Un'ultima domanda: perché è così importante che l'uomo arrivi su Marte? Cioè, potrei darti la stessa risposta che diede Mallory, il famoso alpinista inglese degli anni 20, quando gli dissero: ma perché vuoi andare sull'Everest, che tanto prima o poi ci lasci la pelle? Poi successe, e lui disse: because it's there, perché è lì. Marte è lì e è impossibile non andarci. Si può cazzeggiare, si può dirsi delle belle storie, ma appena sarà possibile andare su Marte ci andremo, perché Homo sapiens è un esploratore inarrestabile. Dopodiché c'è la risposta da dare ai ministri, e cioè che andando con una spedizione umana su Marte si fa un avanzamento tecnologico immenso, molto maggiore di quello che si fa per le sonde automatiche, perché gli astronauti e le astronaute non si possono miniaturizzare, bisogna immaginare tutti dei sistemi che poi hanno una ricaduta importantissima sulla qualità della nostra vita. Potrei citare i soliti telefonini, computer, le solite cose sono spinte dalla ricerca tecnologica, che è spinta dalla ricerca scientifica di base, dalla voglia di esplorare. Non c'è dubbio, appena sarà possibile ci andremo.